collega mi ha tirato in causa, quindi vorrei esprimere anche il mio pensiero. Ci siamo insediati, come ben sapete, per un mese fa, e ovviamente abbiamo potuto prendere dimestichezza. Non abbiamo esperienza amministrativa, tanti di noi ci siamo affacciati per la prima volta e lo abbiamo fatto con grande dignità, con un passo veramente molto delicato, proprio per capire come funzionava la macchina amministrativa. Sono molto dispiaciuta di questo intervento, almeno dalla collega consigliera Luana Franco non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo perché nella scorsa amministrazione ho fatto minoranza e quando le cose andavano bene, sono state positive, la sottoscritta in prima persona, ma anche altri, siamo sempre stati vicini e quando mi ha chiesto collaborazione l'ho sempre data, perché penso che quando si fa qualcosa di positivo per il paese non debbano esistere colori, destra, sinistra, sopra, sotto, minoranza, maggioranza. Abbiamo cercato di ridare al paese, come diceva il sindaco, un'aria diversa, respiro. E abbiamo deciso, come diceva proprio il titolo della manifestazione, si chiama Becco per la Chiesa, di un ritorno. Un ritorno che garantisce e ovviamente giustifica il fatto del ritorno a un direttore artistico che già ben conosceva la situazione. Siccome non avevamo un tempo di programmazione, purtroppo, no? Quando ci siamo insediati, la tempistica non c'era e quindi abbiamo dovuto chiedere veramente uno sforzo immane per riuscire a garantire l'esecuzione di quel festival. E i soldi non c'erano, mancavano. Gli impegni di spesa non si potevano fare. La stessa convenzione della città metropolitana è stata firmata 8 giorni prima della manifestazione. La richiesta che abbiamo fatta è stata fatta il 5 di luglio, quando noi ci siamo insediati, la richiesta di sottoscrizione della convenzione e noi l'abbiamo sottoscritta e sono agli atti prima della manifestazione. Questo vuol dire, si tramuta in amministrativo, che noi non potevamo fare dagli uffici gli impegni di spesa per poter fare la manifestazione. Perché se voi, e dico perché comunque facevi parte della passata amministrazione decantata di fare atti in legalità, di fare le procedure amministrative precise, noi attualmente, e siete consiglieri lo potete verificare, sono stati fatti tutti gli impegni di spesa che tutti hanno copertura. E posso garantire, questo è agli atti, che la SIAE dello scorso anno di KTF non è stata pagata. Ok? Quindi sono stati fatti impegni di spesa, non so, la KTF, la SIAE dello scorso KTF non è stata pagata e ci sono gli atti che lo dimostrano. Ho dovuto veramente sudare per potermi far fare la SIAE di quest'anno, proprio perché c'era questo scoperto dello scorso anno. Quindi noi, se voi controllate gli atti, gli impegni di spesa sono tutti fatti, hanno regolare copertura. Ci siamo impegnati, ci siamo ammazzati in pochi giorni a riuscire a recuperare sponsor. Ditemi chi, se a qualcuno di voi vanno a chiedere una settimana prima soldi per sponsorizzare una manifestazione, se la gente gli dà. Eppure è stato fatto. E quindi mi aspettavo da parte della minoranza, proprio perché il paese in questo momento, in questa fase, non ha bisogno di polemiche. Mi aspettavo un grazie, grazie perché avete dato tanto. Questo si dice. Questo è importante. Grazie.